ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Rise of the Tomb Raider. Allora, continuiamo dove ci eravamo lasciati, che veramente alcune serie è da un po' di tempo che non le porto, devo essere sincera. Durante la guerra, Jacob è vivo, è un po' debilitato, ma siamo riusciti a raggiungere il suo villaggio. Ci ha mancato poco che Sofia, sua figlia, lo uccidesse. Se voglio trovare la città perduta, devo guadagnarmi la loro fiducia. Ma c'è un esercito diretto in questa direzione, forse per colpa mia. Devo essere al loro fianco quando inizia la battaglia. Dun dun dun. Ci sta, quindi appunto dobbiamo combattere la battaglia insieme a Jacob e al suo villaggio. Ok, avevamo fatto questa tomba, diciamo, e quindi possiamo tornare lì. Allora, qua abbiamo visto tutto quanto, mi sembra, quindi non c'è problem. Ok, mi sembra che qualche episodio fa abbiamo trovato una tomba che però diciamo che non si poteva non ci si poteva entrare, diciamo. Di preciso non me lo ricordo, cioè non è che non ci si poteva entrare, che comunque ci serviva qualcosa che ancora non avevamo. Questa cosa rompe un pochino, diciamo, perché la persona ci deve tornare dopo per fare cosa, cioè. Alla fine a questo punto la salta e magari se ne scorda e non ci torna più. Quindi secondo me è abbastanza inutile ciò, però non importa. Vabbè, comunque usciamo fuori e raggiungiamo gli altri. Ecco qua siamo arrivati. Qua c'erano tutti i lupi. Andiamocene. Prima possibile. Ok, allora qua, ok, dobbiamo andare là. Intanto ho visto c'è uno zaino, ok, non ci avevo mai fatto caso, quindi va bene. Ok, e qua avevo visto qualcos'altro, perfetto. Ah, non possiamo prenderla. E beh, a questo punto scendiamo, sarà qua. Beh, credo di sì, perché noi dobbiamo andare lì sotto, quindi vabbè, andiamo. A questo punto scendiamo per il villaggio. Lara, mi spiace che Sofia non sia stata molto accogliente. Lo capisco. Sono felice che tu abbia messo una buona parola per me. Per decenni il mio popolo ha combattuto contro gli stranieri. È un'abitudine dura da dimenticare. Vedi se hanno bisogno di aiuto per i preparativi. Un po' di duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro fiducia. Vedrò cosa posso fare. Ok, beh, qualcosa noi già l'abbiamo fatta per Mitra. Ok, componenti. Qualcosa noi appunto l'abbiamo già fatto. Abbiamo preso anche una tomba, quindi abbiamo fatto già qualcosa. Questo, ok, si può raccogliere, quindi lo raccogliamo, che il legno non è mai abbastanza e la vedo un tizio. Vediamo un po' se gli serve aiuto, diciamo. La trinità sarà qui tra poco. Ma domani dobbiamo sbrigarci. Ok, prendiamo questo legno e poi raggiungiamo subito gli altri, visto che sta per arrivare la trinità. Ok, dobbiamo andare qua. Questo cos'è? Oddio. Cos'è? Ah, ok, comunque con X si toglieva. Ok. Bene. Non la posso prendere, questo sì, ma ci facciamo tante frecce prima delle cose. Qua possiamo prendere anche quest'altro, che non è abbastanza il legno. E beh, credo che siamo pronti, andiamo a combattere allora. O almeno comunque dobbiamo aspettare i capelli. Jacob sta radunando dei combattenti nel villaggio in alto, serviranno da esca. I vecchi e i bambini saranno al sicuro nelle catacombe dell'Acropoli. Li raggiungerò appena qui sarà tutto a posto. Dicevi che saranno armati fino ai denti. Come faremo a batterli? Non sarà una battaglia in campo aperto. Sferreranno un attacco rapido e violento. E subiremo di certo delle perdite. Tenteranno di annientarci al primo assalto. Ma la loro fretta giocherà a nostro favore. Sarà una battaglia lunga.
Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo sfiancarli lentamente, usando la testa. Li colpiremo ripetutamente, in punti diversi, finché cederanno. Solo a quel punto sarà davvero finita. Ora accendiamo i fuochi e avvertiamo gli altri nella valle. La nostra vittoria oggi sarà sopravvivere. Raccogliete più munizioni possibile e nascondetele nelle grotte e tra le rovine. Quando avrete finito, presentatevi al villaggio in alto. Tutto chiaro? Sì! Chiaro! Bene. Andate. Il profeta sia con voi. Ciao. Ok. Pronto? Così dice la gente. Perché sei venuta qui? Queste nuove punte non sono. La guerra sta per scoppiare. Dobbiamo preparare. Puoi parlare soprattutto di lei. Dal tipo di corazze che indossano gli invasori. Almeno sto. Ok, non parla con me. Va bene. Jacob, si fida di te. Mi basta sapere questo. Non preoccuparti per noi. È da tempo che ci stiamo bene. Ok, dobbiamo andare qua sopra, più o meno qua sopra, va bene. Abbiamo trovato anche un accampamento. Lara, mi servirebbe il tuo aiuto. La nostra gente è sparsa per tutta la valle. Se accendessi la torre di segnalazione, tutti saprebbero che c'è un pericolo imminente. Conta su di me. Quando vedranno il fuoco, sapranno cosa fare. Ok, preparativi per la battaglia. Accendi il fuoco di segnalazione sulla luglia. Sappiamo cosa fare. È da un po' che ci prepariamo. Tu non stai con gli invasori. Perché sei qui nella valle? Ok. Noi dobbiamo andare lassù. Ok, dov'è? Ah, eccola, ok. L'avevo visto, ok. Quindi una scalata, diciamo. Va bene. Anche se sicuramente non mi convince molto, perché faccio un po' dove ci stiamo arrampicando. Ok, ecco. Ok. Te lo sapevo, guarda, lo sapevo, me lo sentivo proprio nel profondo del corazon. Ok. Qui è tutto pericolante, questo è il problema. Oh mio Dio. Qui crolla tutto, ci dovremmo sbrigare. Parte non è che ecco. Ok. Mio Dio, non si regge, ma perché? Uffì, ma pure Lara è scema. Ok. Oh, non stavolta si è retta. Anche se forse cadrà lo stesso, però non importa. Ok. Qua crollano con la schianta insieme, veramente. Dai. Ok. Ma anche qua crolla tutto, dai, che siamo quasi arrivati. Ok. Oh, frecce. Ok. Braccia con petraio. Applicare frecce incendiarie. La borraccia con petrolio consente di creare le frecce incendiarie in grado di incendiare nemici senza corazza, tessuti ed esplosivi. Seleziona le frecce incendiarie premendo più volte, va bene, finché non viene visualizzata l'icona del fuoco. Per fabbricare le frecce incendiarie ci sono necessari tessuti, petrolio e frecce. Ok, poi gli altri quest'arte. No? Ok. Oddio. Guarda che paura. Ok. Di qua e di qua. Oddio, vedo tipo del vento. Sì, vabbè, ovviamente alla Croft gli tirano le cose in testa, ma a me non ci fa niente perché guarda. Ok. Oh mio Dio, questa è la parte più brutta del mondo. Cioè, tipo soffro di vertigini, quindi non ci fa. Ecco. Oh mio Dio. Allora, che devo fare? Ah. Ok, ce l'abbiamo fatta, basta, sì.
Ok, ma come fanno bene in questo momento? Sono stati avvertiti, così potranno mettersi in salvo. Vieni al villaggio in alto, sto raccogliendo gli uomini lì. Va bene. Ok, come facciamo a scendere adesso? Oh, ok, l'ho già da sola, perfetto, quindi così. Ma qua intanto vedo già le cose e... Obiettivo sbloccato, la via più sicura. Preparativi per la battaglia, raggiungi Jacob al villaggio. Ok. Infatti, quindi dobbiamo tornare... Come ci ha detto Jacob, ok. Già vedo qualcosa. Ci può essere inutile. Ok. Munizione per fucile otturatore. Ah, eccolo, ok. Forse questo è l'aliato. Avrei una cosa da chiederti. C'è qualcosa che posso fare? Jacob mi ha detto che sei un'esploratrice provetta. Sparsi per tutta la valle ci sono dei vecchi luoghi, delle tombe. Avrei notato i talismani ancestrali. Li abbiamo messi per spaventare i bambini. Non è superstizione. Quei posti sono pericolosi. Ma contengono anche reliquie del nostro passato. Non sono semplici oggetti, ma fonti di sapienza. Ora più che mai abbiamo un disperato bisogno di saggezze. 10 anni fa non avrei avuto problemi ad andarci, ma ora devo chiedere a te. Va bene, ma tanto... Che sei già entrata in una delle vecchie tombe. Ti andrebbe di condividere con me ciò che hai appreso. Ma certo, addirittura 9. Appartiene tutto alla vostra gente. Non disponiamo di molto, ma ho queste vecchie monete. Se l'oro ha valore per te, posso dartene un po' per ogni segreto che scopri. Ok, più 30 monete addirittura, grazie mille, ma non ho adesso intenzione di andare ad esplorare. Quindi direi intanto, ok, di continuare comunque la nostra via. Ci sono scritti in ma non riesco a tradurre. Vabbè, non importa, intanto continuiamo, poi... No? C'è qualcosa? Sì, ok. Una moneta di ferro con un lato modellato per fare una specie di tenaglia. Poteva servire per rimuovere i chiodi? Può darsi. Chi lo sa. Oh, frecce che non posso prendere, va bene. Ok, quindi dobbiamo andare di qua. Con questo tizio possiamo parlare. Sappia come usare quell'arte. Certo, vedi te. Non so cosa tu stia cercando, ma ne parleremo dopo la battaglia. Ok. Ok. Jacob, gli elicotteri vengono verso di voi. Dove li vedi? Raggiungimi più in fretta possibile. Ok. Va bene, va bene, iniziata la battaglia, raga. Dove devo andare? Oh mio Dio, dove? Ok, qui in mezzo. Porca, lo sbriga Clara. Dobbiamo veramente sbrigarci. Non abbiamo molto tempo. Anche se questa qua sporca, schifosa, però non è il momento di pensare all'acqua. Ok. Oh mio Dio, dai, 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 dai. Dov'è la sorgente divina? Parla! Basta! Non versate altro sangue! Dove si trova? Fermo! Aspetta! C'è una mappa. L'Atlante vi dirà la strada. Ok, parlami di questo Atlante. Ehi! Fucile pesante a pompa, va bene. Preparatevi per la battaglia. Aiuta a difendere il villaggio dall'attacco. Ok. Morite, muori. Male però. Ok, non pensavo da così lontano riuscire.
non importa. Prendi tutto. Ok, forse potremmo cambiare anche il mitra in realtà adesso, perché... adesso non ho una bellissima bomba da spargli in testa, muori. Oh merda. No. Ok, vedete, ci serve la pistola qui. Ok, saprei esplodere. Ok. Ma se ne stanno andando. I nativi ci hanno annientati. La Croft è con loro. Ci sono molte vittime, uomini morti o dispersi. Avremmo dovuto ucciderla. I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei riuscirà dove tu stai fallendo. Io non fallirò. Interverrà la Trinità. E sai che significa? Mi sacrificheranno. A loro non interessa che sopravviva. Ho bisogno del potere della sorgente. E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede. È la volontà di Dio. Il nostro successo è inevitabile. Ti prego. Devi trovarla. Non mi rimane molto tempo. Sono arrivato fino a qui. Ho sopportato così tanto. Questi ultimi ostacoli che mi hai messo davanti. I peccati che mi hai costretto a commettere devono avere un senso. Mostrami la via. Dammi la forza di continuare per lei, per te, per la Trinità. Ti prego. Mostrami la via. Allora che sangue sia. Resisti. Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo. Abbiamo scelto questo cammino. Il nostro dovere non è mai stato facile. So cosa vuol dire perdere dei compagni. La Trinità non si fermerà, vero? Ne dubito. Hanno molte risorse. E l'Atlante? È un'antica mappa della città vecchia. Ma la Trinità non lo troverà alla torre. Molti di noi vivono in quelle rovine.
Non sono pronti per quello che succederà. Posso aiutarli, Jacob? Lo faresti per noi? O per quello che cerchi? In questo momento non c'è differenza. Tornerò con i rinforzi. Prima controllo i feriti. Sì, cosa c'è? Alla torre, segui il sentiero fino alla torre. Ok ragazzi, però io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!